Dopo la riforma di Papa Bergoglio per una chiesa più povera e più giusta... Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Non tutti tra gli alti porporati ci stanno e qualcuno subdolamente si ribella. Buongiorno, volevo un cappello per me, un po' elegante, da pensione. Cos'è? Feltro di lepre. Quanto cosa viene, signorina? 179. Poco. Ma cercavo una cosetta un po' più d'occasione, un po' più importantina, nulla. 70 euro, troppo, se per dire, la forma, guarda. Certo. Niente castoro, cashmere, nulla. Ne abbiamo. Non ci... Va bene. Va bene. Grazie, arrivederla. Questi sono sicuramente ebrei. Allora. Cristiano, auguri. No, poi proprio presuntuoso. C'ha i modi, poi vabbè, non è che è dozzinale un cappello da 200 euro. Gli ho fatto vedere un cappello da 270 euro fa. Beh, non perdiamo tempo con queste cose così dozzinali. Il prete? Sì. Quindi cercavano un Fiat per... appartamento. Quanti pollici hai questo qui? 85 pollici. Carino, no? Carino. Più grosso o nulla? No, facevano 103 pollici plasma. Questo cos'è? Questo qui siamo a 25.000 euro, come lo vedete. Perché distanza bisogna vederlo questo da ricordo? Ma guarda, se vuole la faccio accumulare di altri. Ecco, consigliere, siamo un bel po' più lontani. Per l'alloggio non vedo particolari problemi. Certo, però più grande è sempre meglio, dico io. Ci dica velocemente delle casse, che poi dopo... Sì, realmente è grande. Sì, quanto sarà il salone? Sono quasi 92. Metterei due davanti e due dietro. Due dietro. Questa cassa è in una particolarità, un sistema di equalizzazione e taratura a livello ambientale, doveva rilevare anche la terza dimensione, che è l'altezza. E parliamo di una cassa dai 70.000 euro. La cassa? Esatto. Ah, 70.000 però sono due. Ah, vabbè. Buone cose. Grazie, arrivederci. E quanto vuole spendere alla fine? Così siamo a 60.000. Quello non è un problema. Metto un po' i brividi. Alla il salone di 92 metri di soffitti di 4. Avremo un tartufo per un risottino. Noi abbiamo il bianco d'alba o il nero? È il bianco. Il bianco. Questa stagione è meglio il bianco. Sì, giusto? È il tipo di raccolta? Stamattina è questo. Scuro? Sì, sì. Posso? Questi sono 62 grammi e viene 380 volte. Non costa tanto, è buono? È buono, sì sì. Va bene, faccio giudicare allo chef. Ma ci mancherebbe, volentieri. Va bene, grazie. Arrivederla. So che erano dei preti, poi io le toniche dei preti non le conosco, cioè per me sono tutti col collerino bianco. No, ma era proprio... Però vedendo l'altro, da come si, come parlare, come si poneva, doveva essere un pezzo molto... Sto grosso. Quindi spendevano minimo dai 440 in su. Vabbè, facci quello che voglio, vogliamo passare un buon Natale. Come puoi immaginare, non siamo qua per fare acquisti, ma semplicemente perché abbiamo ricevuto molte lamentele in diocesi, tante famiglie che si lamentano della presenza del suo esercizio con il quartiere. Ma mi do l'indirizzo per parlare con la direzione. È conscio del problema almeno? Visto che vedo che lei lavora qua. No, e ce lo insegna qua, passano tante famiglie, questo shop. Aspettiamo il signore un attimo. Con quello che combinano in chiesa. Guardate che si tolgono dei coglioni. Tu
tutte le elemosine che mia nonna malamente va, perché quello là se le fuma in metanfetamina. Adesso ve lo dico, uno della diocesi viene qua a comprare. Perché sono gente normale, lo conosco, ma io ovviamente mi faccio i cazzi miei, come quello viene, e non viene vestito così qua, viene, piglia due o tre cose, vabbè. Questa arroganza qua è proprio quella da punire, perché questi qua vanno a pensare i cacci in culo.